In questo video vedremo come collegare un rimorchio per bicicletta a un monopattino elettrico. In questo caso utilizzeremo un monopattino elettrico con ruote da 10 pollici e un rimorchio per due bambini. Il rimorchio viene fornito di serie con il connettore da fissare all'asse della bici. Cerchiamo lo stesso tipo di asse nel monopattino e vedremo che qui il diametro del connettore è molto più piccolo e dovremo quindi aumentarlo. Il prossimo passo è usare un mini trapano e montare una punta di pietra abrasiva. Aumentare un paio di millimetri è più che sufficiente. Dopo questa semplice modifica, vedremo che ora può adattarsi perfettamente. È necessario lasciare il connettore rivolto verso l'alto. In questo modo il braccio del monopattino avrà un'altezza maggiore, resterà più orizzontale e compenseremo la differenza di dimensioni delle ruote tra i 24 pollici della bicicletta e 10 pollici del monopattino. Stringiamo di nuovo il dado e finalmente possiamo accoppiare il rimorchio. Il rimorchio è collegato con un doppio sistema di sicurezza. Il primo è un chiodo passante che è fissato con un gancio fino allo scatto. E la seconda è una cinghia che attraversa il telaio e si ricollega al braccio del rimorchio. Abbiamo già il rimorchio completamente assemblato. È pronto per portare i nostri bambini, cani, gatti o semplicemente per portare la spesa. Questo monopattino è il modello 010X e ha una potenza di 2000 watt, quindi è importante guidare lentamente e anche se ha una doppia sospensione, il rimorchio ne è totalmente privo e il bambino noterà tutte le imperfezioni della strada. Viene predisposto per trasportare due bambini. Il suo carico massimo è di 23 kg e la velocità massima consigliata è di 20 km all'ora. Viene fornito con una zanzariera per proteggere il bambino dagli insetti e soprattutto dai sassolini che possono essere proiettati dalla ruota posteriore, così come una tela in PVC trasparente per proteggere dalla pioggia. Ora possiamo finalmente andare comodamente con i bambini in gita per il bosco, portarli in spiaggia e non passeremo di certo inosservati.